pescatore ripara la propria rete sulle rive del lago. Poco più là, una vecchia macina lavora incessantemente e il macellaio prepara i tagli di carne. Pochi sguardi e il respiro ci porta là, dove il tempo si è fermato nella notte santa della storia. Non ha prezzo lasciarsi trascinare dal fascino in miniatura di questo mondo perfetto, persino frenetico nei suoi movimenti meccanizzati. Un'emozione che coinvolge questo piccolo mondo antico del presepe di Giavera, dove la vita si vede e si sente. Molte statuine in terracotta sono napoletane, altre arrivano da Macerata, raccolte in una vita di passione da Carlo. Tutte le piante che voi vedete qua sono dei bonsai, bonsai vivi. Ce ne sono più di 30. Ecco, è una novità anche questa. 131 statue sono in movimento, luci alimentate da cavi per 10 chilometri, 15 ettolitri di acqua danno vita a laghi e ruscelli. La pecora che beve l'acqua è un agnello che si allatta dalla madre. Un team di 8 persone più il parroco, ecco la squadra che lavora incessantemente tutto l'anno. No, qua di polistirolo non ce n'è, qua è tutta roba pesante, tant'è vero che certe sere i ragazzi andavano a casa distrutti dalle rocce, perché le rocce pesano, dal legno, dai sugheri. Giorno e notte, piove, poi arriva la neve, quella artificiale, proprio come sulle piste da sci. Ecco la teleferica, novità di quest'anno, un'opera d'arte che vi mostriamo in anteprima.